Benvenuti, allora siamo qui con Monica, Simone e Giulia e super complimenti prima di tutto per i grandi risultati che avete ottenuto e non so se volete raccontarci un po' di come è stata questa esperienza, ho sentito che non è la prima volta che affrontate una competizione a questi livelli, quindi non so, raccontateci un po' cosa si prova anche a rappresentare l'Italia all'estero, soprattutto quello immagino. Allora, io non ho ancora finito, mi mancano ancora due gare, domani e dopodomani. Ho vinto il bronzo nei 200 stile libero e sicuramente rappresentare l'Italia è sempre un grande onore e anche comunque una sorta di responsabilità, perché oltre a gareggiare per te, sai che sei chiamato per rappresentare al meglio il tuo paese, quindi è quello che cerchiamo di fare al meglio. Io ho fatto una finale ieri l'altro e ho concluso ottavo e poi domenica ho la mia gara al 50 stile libero dove vediamo di riuscire a prendere anche io una di queste medaglie, Bocca al lupo. comunque crepi o comunque di fare qualcosa di fatto per bene. No, io in realtà ho finito ieri con le gare e no, comunque cioè, è dal 2013 che ormai faccio gare a livello internazionale e per me questo qui è il terzo mondiale, però è veramente bellissimo perché già entrare nell'Aquatic Center, io non ho fatto le Olimpiadi di Londra, però entrare in uno stadio così del nuoto è veramente, ti tocca. E fare le gare lì è veramente bello e ti carica di emozione che poi devi lasciare e dare tutto in gara. E quindi anche lì, quando comunque rappresenti l'Italia, come diceva la Monica, è sempre una responsabilità, un'emozione e un onore. Per cui è proprio bello. Beh, super complimenti, anche noi siamo onorati di avere degli atleti come voi. Grazie davvero di tutto. Grazie. Grazie a voi.